La Commissione europea concede prestito di 35 miliardi di euro all'Ucraina. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi durante una visita a Kiev che l'Unione europea concederà un prestito di 35 miliardi di euro all'Ucraina. Questi fondi saranno destinati alle autorità ucraine, finanziati grazie agli interessi sui beni russi congelati nell'Unione Europea. Von der Leyen ha sottolineato che gli incessanti attacchi russi rendono indispensabile un costante sostegno da parte dell'Unione Europea. Il prestito, parte degli impegni presi dal G7, sarà un contributo cruciale per la ricostruzione dell'Ucraina. La Presidente ha ribadito il suo sostegno anche sui social media, scrivendo: "Questo è un altro grande contributo dell'Unione Europea alla ricostruzione dell'Ucraina". Durante la sua visita, ha tenuto colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A giugno, i paesi del G7 avevano approvato un meccanismo per fornire all'Ucraina fino a 50 miliardi di dollari di credito, da rimborsare con i futuri interessi sui beni russi congelati. La Commissione europea ha dichiarato che i 35 miliardi di euro saranno utilizzati per sostenere il bilancio statale ucraino, in forte pressione a causa del conflitto. Il G7 è stato un sostenitore chiave dell'Ucraina dall'inizio della guerra, con 325 miliardi di dollari in beni russi congelati dai paesi membri. I rappresentanti occidentali hanno chiarito che l'Ucraina riceverà solo gli interessi sui beni congelati, senza alcuna confisca diretta. Secondo il Financial Times, il piano originale prevedeva una distribuzione di 50 miliardi tra i membri del G7, con Stati Uniti e Unione Europea che avrebbero dovuto trasferire 20 miliardi di dollari ciascuno. Tuttavia, la partecipazione degli Stati Uniti è stata condizionata a garanzie legali sulla durata del congelamento dei beni russi, garanzie che l'Unione Europea non ha potuto fornire a causa dell'opposizione dell'Ungheria all'estensione delle sanzioni. Di conseguenza, la Commissione europea ha deciso di procedere con l'erogazione dei 35 miliardi di euro, mentre si prevede che gli Stati Uniti possano unirsi al piano in una fase successiva.